53esima edizione del Vinitaly, siamo a due passi proprio dal padiglione Abruzzo, ma siamo in Piemonte, ma c'è l'abruzzesissima azienda dell'area vestina di Loreto Abrutina, di Ettore Galasso. Come sta andando questo Vinitaly? Beh, sì, è un Vinitaly, sembrerebbe un po' più calmo, però molto professionale, sempre di più persone interessate che vogliono fare un lavoro costruttivo, quindi penso che sia, da un punto di vista professionale, anche se meno frequentato, più fattivo. Ecco, allora il paragone d'obbligo forse si assomiglierà, andando avanti questa fiera, più a quelle del nord, facciamo un nome a caso, ProWine. Sì, in effetti diventa sempre più un punto di incontro selezionato, non più quella bagarre che magari era qualche anno fa. Che cosa avete proposto quest'anno ai vostri clienti? Ma a parte i soliti nostri cavalli di battaglia e nuove rivisitazioni di packaging, di etichette e di quant'altro, la novità è una volontà di riscoprire il territorio. Insieme al vino abbiamo promosso una bottiglia d'olio, dell'olio, il nostro famoso olio di Loreto Abrutino, dei nostri, diciamo, terreni attorno ai nostri vigneti, e stiamo riscuotendo con degli oli adatti per un mercato già un po' più importante, ecco, così. Ne aveva parlato appunto già l'anno scorso, quest'anno ce l'ha fatta, l'ha portato al Vinitaly, e questo fa sì che il mercato si possa aprire sempre di più anche per la vostra azienda. Sì, è un mercato sull'olio, è un mercato piuttosto, diciamo, crescente, c'è interesse nel prodotto, nel discorso salutistico, di avere non più dei grassi animali ma dei grassi vegetali, quindi in quella scia stiamo andando anche noi, anche con il successo del prodotto vino, insomma. Abbinato alle vostre riserve, un nome a caso, anche Corno Grande Premium, che è un'etichetta importante della vostra azienda. Certo, Corno Grande Premium ormai è consolidato, sta avendo un successo di pubblico, dal gusto del consumatore. Noi siamo molto felici di questo apprezzamento del pubblico e ringraziamo i nostri consumatori che ci premiano in questo senso. E sempre al Vinitaly portate un'etichetta ancora più importante: oltre alla versione premium c'è anche la Gran Riserva, presentata al Castello Chiola di Loreto Abrutino in un fantastico scenario. Che cos'è questa bottiglia? È la capacità del nostro Montepulciano di avere una resistenza e di esprimere negli anni un gusto e una sua forza, dimostrandola, tenendo così orgogliosamente negli anni un prodotto qualitativo che ci stanno apprezzando molto anche in questo Vinitaly. Questa è un'etichetta 2009, si riuscirà a fare di questo Montepulciano anche delle annate più basse? Sì, annate susseguenti al 2009 sicuramente, sceglieremo le annate giuste, quelle che possono reggere l'età, perché 10 anni un Montepulciano è una sfida importante. Il territorio dell'area vestina, Loreto Abrutino, può tornare a fare la storia del vino anche con la vostra azienda? Ma certamente, il territorio di Loreto Abrutino, l'area vestina e tutta l'area interna del Pescarese può avere delle chance, ha delle chance importanti, potrebbe avere uno sviluppo maggiore, potrebbe creare, come mi auguro, oltre a un ritorno, diciamo, economico, anche di lavoro per tutti i nostri ragazzi che ruotano nella nostra zona. Ecco, in conclusione facciamo una domanda per quanto riguarda il settore poi delle vendite, quello del commerciale. Sempre nazioni ormai consolidate, ci sono altri mercati dove vuole sfondare anche l'azienda proprio di Ettore Galasso? Ovviamente ci dobbiamo muovere all'estero, nelle varie aree, sia asiatiche sia del nord Europa o delle vecchie Americhe. Lì c'è il lavoro, c'è da farci, bisogna solo lavorare, avere dei ragazzi del nostro territorio pronti a poter vendere i prodotti della nostra terra, e quindi, credendoci, riescono ad essere più fattivi.